Centri di dinamismo sociale, un progetto mirato ad educare i giovani, ben 30, al rispetto della pratica dell'antimafia sociale. Finanziato dalla Regione Puglia, parte dal Comune di Palagiano, ente capofila di un'associazione temporanea di scopo e coinvolge diversi partner, Legambiente, l'associazione Luce e Sale, ZNS Project e l'Istituto di Istruzione Secondaria L'Orazio Flacco, sede di Palagiano, Gia Sforza. Abbiamo scelto di partecipare a questo bando proposto da Regione Puglia, Cantieri d'Antimafia Sociale, proprio perché volevamo provare ad offrire alla nostra comunità una opportunità, in particolare ad una determinata fascia di giovani dai 13 ai 18 anni, una sorta di scuola d'antimafia, un luogo dove sarà possibile, grazie alla partecipazione dei coordinatori, dei docenti, dello staff organizzativo, sarà possibile ribadire alcuni principi fondamentali che ispirano poi l'azione, l'attività antimafia, proprio perché noi come amministrazione, come comune, come comunità di Palagiano crediamo fortemente in questi principi. Ecco perché abbiamo voluto peraltro destinare al progetto un luogo che è stato sequestrato alla mafia e che oggi diventa appunto il luogo di scuola, il luogo di insegnamento e di incontro di questi giovani. Un progetto dalla forte valenza sociale, quindi, che coinvolge ed è destinato ai ragazzi di età compresa tra i 13 e i 18 anni. Questo è un periodo fondamentale per la vita dei ragazzi. Si tratta della preadolescenza e dell'adolescenza, quindi è quello che rappresenta poi l'identità che renderà uomini e donne questi ragazzi. Siamo molto contenti di aver scelto questa fascia di età e soprattutto perché i protagonisti veri di questo progetto sono loro. Abbiamo salvato il progetto dopo 3 anni, siamo contenti di questa partenza. Il tutto si svilupperà in un luogo che sarà esclusivamente dei ragazzi. Diversi sono gli step e soprattutto gli obiettivi che si prefigge il progetto, un progetto che si configura come una vera e propria scuola di cittadinanza attiva. Chiuderà i battenti a fine dicembre. Il progetto è finanziato nell'ambito dell'avviso regionale Cantieri Innovativi di Antimafia Sociale. È un progetto che mira a supportare il protagonismo dei giovani destinatari andando a formarli su specifiche attività, parliamo di economia del turismo, economia circolare, social media marketing, per poi rendere servizi a favore della collettività. Partiamo dal riutilizzo di un bene confiscato alla criminalità per renderlo utilizzabile e fruibile per l'intera collettività. La cosa importante è il coinvolgimento dei destinatari, il loro protagonismo, le attività che sono partite, sono state progettate sul bando, verranno poi coprogettate e modificate proprio con l'aiuto dei ragazzi. Quindi l'indirizzo esatto, gli output finali del progetto saranno decisi insieme con i ragazzi.